Torna a Palermo il 24 settembre, in contemporanea in 29 paesi, la Notte Europea dei Ricercatori, nell'ambito del progetto Sharper. L'evento, dedicato al dialogo ed alla ricerca tra cittadini, si terrà presso la cittadella universitaria a partire dalle ore 19 e si propone di avvicinare la ricerca e i ricercatori al pubblico, promuovere i progetti di ricerca in tutta Europa e fuori dall'Europa, aumentare l'interesse dei giovani alle carriere scientifiche, mostrare l'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone. Per partecipare basta collegarsi e registrarsi al sito www.sharper-night.it/sharper-palermo. È un progetto europeo, quindi finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito delle azioni Marie Curie, ed è un progetto che si svolge contemporaneamente appunto in tutta Europa. Quest'anno stiamo organizzando il tutto in presenza, chiaramente con tutte le precauzioni del caso, e la manifestazione si svolgerà dentro il campus universitario di Viale delle Scienze. Saranno presenti centinaia di ricercatori che mostreranno la loro attività di ricerca, perché lo scopo principale di questa manifestazione è portare a contatto della popolazione, qualunque fascia di età, la ricerca che viene svolta, per renderla sempre più fruibile, per far vedere che non c'è alcun distacco fra la ricerca svolta dentro i laboratori e quello che poi ne consegue nella vita di tutti i giorni. Un paese che non fa ricerca è un paese destinato a morire. Quindi tutto ciò che viene fatto dentro i laboratori ha un grossissimo impatto nella vita di tutti i giorni. Ed è questo quello che intendiamo far notare, andando dal campo medico, al campo chimico, al campo ingegneristico, ma non solo, perché si parlerà anche di ricerca umanistica, ci sarà dell'intrattenimento musicale e, diciamo, verranno inframmezzati brani musicali con discussioni su aspetti ingegneristici, fisici e tanto altro, ma sempre per far vedere quali sono le applicazioni, le ricadute nella vita di ogni giorno, perché questo è quello che importa.